e Cortellini in linea difensiva, Milani, Castagnetti e Ilari, Bracaletti, Montella e Tarana. Marco Belotti dà il via alla gara. Alessi incina il pallone, grande palla per Rossi, Rossi è solo, Rossi ed è esterno della rete. Alessi lancia Rossi e Rossi, guardate, centra l'esterno della rete. Alessi a terra, si china mentre viene in avanti Via Piana, fallo su Via Piana di Castagnetti. Antonelli, Iraci, tre giocatori per un calcio di punizione sembrano troppi. Palla in mezzo, Iraci di testa, aia, aia di testa o Ardizzone, Ardizzone è l'ultimo a toccare dopo il colpo di testa di Aia. Francesco Ardizzone, dodicesimo minuto, andiamo a vedere, palla in mezzo, aia, tocca e Ardizzone alle sue spalle, Ardizzone sfiora il pallone di testa aia e Ardizzone al volo mette dentro. Milani, May ci arriva ancora e poi il pallone che si impenna davanti alla porta di Tomasic con il tentativo di Montella. Sedicesimo minuto, c'è stato il colpo di testa di Bracaletti e poi Montella che da sotto misura non è riuscito a trovare la misura a ricevere il pallone in mezzo. Buon lavoro da parte di Via Piana, grande recupero di palla di Via Piana, c'ha la palla sul sinistro, prova il destro, Gallinetta riesce a controllare. 22esimo minuto, tiro di Via Piana, Gallinetta in due tempi, gioca per Alessi. Mamma mia che cosa ha fatto Alessi, che numero! Via Piana vince il contrasto, l'apertura per Antonelli, Antonelli, Rossi sul fondo, Rossi sul fondo, Rossi sul fondo. 34esimo minuto, Alessi, numero, guardate, in mezzo a due, op, poi il tocco per Via Piana, Via Piana che vince il contrasto, lancia benissimo Rossi, Rossi non inquadra la porta. Chiede e riceve palla Antonelli, c'è Iraci sulla destra, Antonelli avanza, pallone per Iraci, Iraci riesce a vincere il contrasto. Iraci ancora va a mettere in mezzo, c'è una deviazione, pallone sull'esterno della rete, la deviazione di Rossi. Rossi con il petto, Ardizzone prova con il sinistro, Ardizzone, Gallinetta, miracolo! Ardizzone ha fatto un numero strepitoso, Rossi gli dà un 5. Guardate Ardizzone, controlla col petto, rimbalzo, poi calcia sotto il pallone, Gallinetta vola a mettere in calcio d'angolo. 46esimo minuto e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque primo tempo che termina sul punteggio di 1-0 in favore della Reggiana. Si parte. Tarana, posizione centrale. Bracaletti, palla sul sinistro, sul fondo. Bracaletti, salta netto Iraci. Bracaletti entra in area di rigore. Bracaletti, Tomasic sul tiro di Bracaletti. È bastato che alzasse ritmo il Feralpi per metterla in difficoltà, ci pare veramente un po' poco. Il pallone termina in angolo con la deviazione di Tomasic. 21esimo minuto, tiro di Milani ed è Tomasic che va a deviare il pallone. Mamma mia, che cosa ha combinato ancora la Reggiana, ma che cosa ha sbagliato il Feralpi Salò con Miracoli appena entrato. 23esimo minuto, clamoroso. Fuori Matteini, dentro Bani. Riparte immediatamente, bisogna rientrare, lo fa male la Reggiana, c'è Cortellini libero sulla sinistra, Tomasic mette in calcio d'angolo, la sventola di Bracaletti, 27esimo minuto, la sventola di Bracaletti, Tomasic in calcio d'angolo, Sprocati sarà probabilmente al posto, Tomasic sul colpo di testa di Leonarduzzi,
miracolo di Tomasic su Leonarduzzi. Ancora Tomasic che va a raccogliere il pallone, ma autentica prodezza di Tomasic su Leonarduzzi. Esce Alessi ed entra Sprocati. Miracoli. Finocchio, Tarana, l'apertura per Cortellini. Tutto bene finora la manovra, poi sto pallone un po' buttato là. Era solo, completamente solo, e pareggia Finocchio. C'è tutto regolare. Tarana e Panizzi, va a raddoppiare Antonelli, Tarana mette in mezzo per Finocchio, il tiro, gol di Finocchio, e sono due. Squadra completamente demolita nel secondo tempo, assolutamente. E finisce con la vittoria del Feralpi, vittoria meritata, un tempo a